Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza Indipendenza, Castrovillari. Visti i tempi che corrono, è sempre più viva e giustificata nelle persone, in particolare nelle donne, l'esigenza di voler imparare a difendersi in caso di aggressione. C'è un attacco dalle spalle, quindi cerca di spingerlo in avanti e strattonarlo. In questo momento l'istruttore sta spiegando di guardare sempre il lato di attacco della tecnica, sia destro che sinistra, oppure se l'aggressore ha in mano un'arma, tipo coltello o altro. Quindi in questo modo vedremo come si libera da un attacco del genere. Con un attacco in faccia, a mano aperta, una presa in leva al braccio, strattonamento dalla spalla, colpo del ginocchio sugli addominali e trascina a terra l'aggressore, liberandosi da questo tipo di attacco. Sull'onda di questa esponenziale richiesta, il mondo delle arti marziali e degli sport da combattimento risponde offrendo corsi di autodifesa, sfruttando il bagaglio tecnico e le risorse a disposizione. Attacco al viso, ripetuto, strattonamento dalla spalla, attacco multiplo di ginocchiata e strattonamento quindi dell'aggressore a terra. Scopo della difesa personale o autodifesa è quello di evitare una situazione pericolosa o sapersi difendere e reagire se ci si trova in una situazione che lo richiede. Innanzitutto non è un'arte marziale, quindi è una tecnica di difesa che può essere praticata da tutti. Può essere praticata da uomini, donne, ragazze. Noi la proponiamo anche negli istituti scolastici dove ci aprono le porte per questo tipo di discorso. Infatti lanciamo la difesa donna a livello nazionale col GSS, col gruppo STERS. Forma il carattere, sì, si gli dà pure una sicurezza maggiore alle ragazze, la vita quotidiana è una cosa fondamentale. Quindi un'aggressione a terra, la ragazza si svincola con le gambe e mantiene in leva il braccio bloccando l'aggressore stesso. Tenete a mente comunque che la difesa personale inizia con il saper evitare determinate situazioni.